Mente privo di ogni tutela e di diritto, fatto di 7 contratti nazionali, nei quali ognuno di questi 7 ha talmente tante lacune che già nella prima fase di lockdown si denunciava come questo tipo di contratti non ha portato un minimo di risultato, non ha portato un minimo di risultato per risolvere un problema che abbiamo sempre detto essere storico di un settore, ma l'ha semplicemente acuito. Perché quando parliamo dei bonus, visto che siamo a 2 giorni dal nuovo decreto ristori, ricordiamo che cosa sono stati i bonus in questa pandemia. Sono stati ricorsi, sono stati rigettati, sono stato paese. È un settore privo di ogni formula di tutela, nel quale qualunque tipo di ammortizzatore sociale proposto non ha mai funzionato. Ecco, i lavoratori e le lavoratrici in tutte le sue sfaccettature, in forma autonoma, si sono organizzati. Di una pandemia che colpiva migliaia di persone a fermarci, l'abbiamo fatto consapevolmente, perché noi abbiamo sempre tenuto insieme il concetto del lavoro al concetto dei diritti, al concetto del reddito, ma anche al concetto di accettare di fermarsi e di rimanere a casa da marzo. Siamo stati i primi però ad auto-organizzarsi per chiedere delle risposte immediate, delle risposte progettuali, perché oggi il tema in questa seconda fase di lockdown non può essere additato agli untori, agli untrici, agli studenti che vanno a scuola la mattina, ai lavoratori che prendono le metro che creano assembramenti in tutte le metropoli italiane. Il problema ha un nome e un cognome.